Dopo aver parlato della verità straordinaria e del significato dell'evoluzione secondo Mastro Willem, cercheremo di capire come tale progetto evolutivo sia stato messo in atto. Riassumendo brevemente quanto detto negli scorsi video, dopo un incontro con il grande essere, il quale rappresenta l'arcano stesso, Willem accrebbe la sua conoscenza ed iniziò ad elaborare un piano per portare l'umanità verso una nuova infanzia illuminata. Lo studioso desiderava scendere ai piani dimensionali, arrivando ad eguagliare i grandi esseri e forse addirittura superarli. La chiave per questo processo risiede nell'insight, o punto intuizione nella traduzione italiana. Questi garantirebbero la possibilità di vedere oltre la realtà convenzionale, in modo da avvicinarsi al divino. Ma cosa sono realmente i punti intuizione e cosa significa sviluppare degli occhi interni capaci di cogliere queste verità trascendentali? Per dare una risposta a queste domande, mi sono basato sul brillante lavoro di Redgrave e di Seika2, utenti di Reddit e grandi studiosi della lore di Bloodborne. Nei loro appunti, di cui vi metto il link in descrizione, hanno provato a dare risposta a molti quesiti, tra cui quelli di cui stiamo parlando ora. Ovviamente, partendo da queste ottime basi, avremo modo di andare ancora più in profondità e sviluppare un nostro pensiero su quanto sto per raccontarvi. Tutto comincia nel capire la dinamica di gameplay che permette di acquisire punti intuizione. Infatti, il modo più comune di ottenere insight è consumare oggetti, quali conoscenza del folle e conoscenza dei grandi esseri. Se si osservano questi oggetti, noteremo come la loro grafica è composta da un teschio dal quale esce un fantasma nel primo caso e un teschio dal quale escono molti fantasmi nel secondo caso. I fantasmi, intesi come gli invertebrati, auguri dei grandi esseri, furono rinvenuti nei labirinti del calice e il loro potere era arcano in vero. Se avete seguito gli altri due video, scommetto che avrete iniziato a capire dove voglio arrivare. Come ho già detto nel video sulla lore degli oggetti, in diverse opere letterarie, come ad esempio nella saga The Dresden Files, vi è la presenza di una sorta di parassita spacciato per spirito della conoscenza che si rifugia nel cranio del suo ospite. La loro simbiosi è per alcuni versi benefica in quanto questo parassita fornisce conoscenza e potere al suo corpo ospite. Tuttavia, come ogni parassita, una volta sviluppato, fuoriesce dal corpo e quando esce dal cranio comporta ovviamente la morte dell'ospite. Questo è chiaramente rappresentato negli oggetti e ci dà un nuovo modo di interpretare gli eventi di Bloodborne. I fantasmi, quindi, rappresentano solo uno dei tanti parassiti presenti e probabilmente gli studiosi di Bergenwert e la Chiesa della Cura si adoperarono per poter sfruttare queste creature a loro vantaggio. Infatti, se ipotizziamo che questi parassiti possano aiutare i processi evolutivi, tutto acquisisce un nuovo senso. Partendo dall'edificio di ricerca nel quale lavorava Lady Maria, possiamo rintracciare la presenza e l'influenza di questi parassiti su più fronti. Il fluido cerebrale spiega attraverso le sue descrizioni come i pazienti dell'edificio di ricerca venivano costretti ad assorbire un'enorme quantità di acqua, fino a quando le loro teste erano piene di fluido. Tuttavia, a questo dobbiamo aggiungere un particolare che finora abbiamo trascurato, le amebe. Infatti, secondo i primi studi della Chiesa, questi organismi sarebbero i responsabili motori degli occhi interni. Curiosamente le amebe sono tra gli organismi parassiti più pericolosi in assoluto, in quanto alcune specie attaccano il cervello umano, provocando la mortale meningoencefalite amebica primaria. Il fluido cerebrale infettato dalle amebe diventa appiccicoso e molliccio, come se si fosse trasformato in una di queste creature. La testa dei soggetti sperimentali, tra acqua e parassiti, si gonfia a dismisura, divenendo ricettacolo per le voci inumane dei grandi esseri. I pochi pazienti sopravvissuti ottenevano una runa che rivelava il segreto per diventare un giraluna. I giraluna sono le piante che possiamo vedere nelle aree dei boss fallimenti viventi ed emissario celeste. I loro fiori attirano e sfamano le larve dei piccoli fantasmi celesti, che in cambio di nutrimento donano forza e conoscenza. Non è un caso che il parassita di Koss sia utilizzabile dal nostro personaggio solamente una volta acquisito la runa in questione. Parlando della runa Asclepiade, il suo nome deriva da un genere di pianta, dette Asclepias, che rappresentano il nome inglese dell'oggetto chiamato Milkweed. Tuttavia, Milkweed non è una traduzione molto fedele del termine giapponese originale, che potrebbe essere più propriamente tradotto come letto di semina, ad indicare il terreno fertile per i fantasmi. In ogni caso, Asclepiade è comunque interessante in quanto rimanda al dio greco della medicina, Asclepio.
Secondo il mito, il semidio Asclepio ricevette dalla dea Atena il dono di cambiare il suo sangue con quello di Medusa, la Gorgone. Da allora il sangue che sgorgava dalle vene del suo fianco sinistro era velenoso e portatore di sventure, ma quello del fianco destro aveva il potere di guarire qualsiasi malattia e persino di far risorgere i morti. La figura di Asclepio è estremamente interessante e la riprenderemo nel prossimo video, in cui cercheremo di capire meglio la natura della piaga delle belve. Tornando ai Giraluna, questi sono un ottimo adattamento del termine giapponese di riferimento, traducibile anche come girastelle. I Giraluna, quindi, dirigono verso il cosmo i loro fiori e attirano le piccole larve di parassita celeste, in grado di rilasciare energia quando vengono stimolate dai parassiti di cossa. Non è del tutto chiaro come questi parassiti agiscano, ma il loro potere è probabilmente un'arma a doppio taglio, in quanto la stessa cossa potrebbe essere caduta vittima di un'infestazione troppo grande di parassiti. Gli studiosi iniziarono quindi a studiare nuovi modi per ospitare dei parassiti sempre più potenti. Sembra infatti che l'oggetto corda vivente che troviamo nel cervello di Menzies sia in qualche modo una sorta di parassita in grado di portare più agevolmente al fatidico allineamento cervello-occhi. Quindi questo processo di ascensione non è tanto un processo di puro studio, ma di miglioramento del proprio corpo in modo che possa diventare un ospite più adatto per i parassiti sempre più avanzati, che garantiranno in cambio conoscenze più elevate. Acid Bakery, uno studioso di lore, propone la teoria secondo cui gli occhi interni sono essenzialmente uova di sconosciuti parassiti celesti. Il giocatore, sulla strada per diventare un grande essere, aggiunge continuamente parassiti al suo corpo per aumentare la propria intuizione e alla fine allinea il suo corpo con abbastanza uova di parassita, ossia gli occhi interni, per attirare i parassiti cosmici, gli unici potenti abbastanza da promuovere l'evoluzione. Sebbene non credo che gli occhi interni siano effettivamente uova di parassita, ritengo che siano uno strumento necessario per diventare un terreno fertile per queste forze invisibili. Volendo interpretare in altro modo questa teoria di Acid Bakery, mi piace immaginare che gli occhi interni corrispondano ad un'intensa attività psichica, stimolata da parassiti di entità minore. Questa attività consente di attirare le attenzioni di parassiti più potenti, quali i parassiti cosmici. Gli occhi interni sarebbero quindi una specie di esca che metaforicamente consente di pescare nei meandri del cosmo. Alla luce di tutto ciò, il dialogo dell'impostora di Josefka assume molto più senso. Dei, che nausea! L'hai mai provata? Sta progredendo. Ora vedo delle cose. Lo sapevo. Sono diversa. Non sono una belva. Oh, dei, che orrore! Ma ciò prova che sono stata scelta. Non lo vedi? Come si agitano dentro la mia testa? È quasi un'estasi. Ottenere questi parassiti celesti è ciò che porta a percorrere la strada dell'evoluzione. Alla fine, se l'uomo si dimostra abbastanza resistente per ospitare i parassiti celesti senza andare incontro alla morte, potrebbe sviluppare una simbiosi con essi e trasformarsi in un grande essere. Questo è ciò che succede al nostro giocatore se consuma 3 cordoni ombelicali. Il suo livello di insight rende il suo corpo terreno fecondo per i parassiti cosmici, che dopo lo scontro con la presenza della luna trasformano il suo corpo in un infante di grande essere. È probabile che questo processo fonda i parassiti al giocatore in un'unica creatura, che unisce la corporeità del personaggio alla potenza invisibile dei parassiti. La seconda informazione che possiamo cogliere da questo evento è che forse i grandi esseri, o alcuni di essi, potessero aver seguito un percorso evolutivo simile, partendo da una base umana. Bene, per questo video direi di fermarci qui. Nel prossimo proseguiremo questa teoria dando una spiegazione alla piaga delle belve. Per non perdere il video ti consiglio di iscriverti e attivare la campanella delle notifiche. Inoltre fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa teoria dei parassiti.